Oh, dunque, cioè, come vedete, che è una povera casa di pescatore. Cioè, certo, la casa è umile, ma onesta. No, non per dire, guardate, non per dire, cioè, c'è sta mio marito. Mio marito, cioè, è un faticatore, Mio marito, cioè, si fa sta vita sbattuta in mezzo al mare. Cioè, perché la vita in mezzo al mare è una vita pericolosa. Cioè, in mezzo al mare ci stanno l'onde che vanno e che vengono. Devo fare una cosa importante. È uno sta errore. Guarda, hai fatto un riconoscimento. Annunciazione! Tu, Marie! Ma io non mi chiamo! Fai il figlio di Salvatore! Io faccio figlio di Salvatore! Ah, aspetta! Annunciazione! Tu, Marie, cioè, fai il figlio Salvatore! Gabriele ti ha dato la buona notizia! Annunciazione! Gabriele, tu sei scemo! Tu sei pazzo! Uno sta in casa sua, mi aprite un po'. Sono il carubino, mi ha mandato Gabriele. Devo creare l'atmosfera celestiale. No, carubino, tu te ne hai. E che a casa viene mio marito, Igori, che chi sia carubino? La mascia. Oh, sei pazzo. Uno sta in casa sua, mi ha aprito un po'. La casa è umile ma onesta, fu fatto mio marito, no? Cioè mio marito si dice non ti preoccupare, io trovo un altro lavoro, e infatti tu da una parte hai ti ho bisogno di lavorare e chissà, guardate, noi ci abbiamo del lavoro, ma veramente si tratta di lavoro minorile. Cioè allora mio marito si tiene una certa età. Cioè un uomo di una certa età, è anziano, allora hai detto no, mi dispiace, hai detto sì, io tengo i figli miei, ma sono tutti e due fuori età lavorativa, sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni, cioè, a Napoli si fatica fino ai 12 anni, dice mi dispiace, niente da fare, si è dispiaciuto un po', cioè è rimasto un po' così, però hai detto non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, mi dispiace che... E se si fatti qua, però hai... Signor, io me ne lavo le mani. Vabbè. Cioè, per correttezza, hai... io me ne lavo le mani. Sì, signor. Per precisione, io me ne lavo le mani. Ma fatti pure la doccia, mia! Tu vedi a me quando me ne importa. Ma mo state esagerando, mo? Allora hai... Signor, è nato! Signor, guardate che gli si acchiappa gli innocenti! Facci la strage! Ma tu chi sei, Erode? Chi lo trono insanguinato a strage gli innocenti? Signor, alzate la voce, non mi sente, alzate la voce! Agita così, tu sei Erode! Chi lo più forte, signor, più forte, non mi sente, alzate la voce! Agita così, tu sei Erode! Alzate la voce, non mi sento! Agita! Ma perché non studi su cosa?
Signore! Signore, è nata! Signore, ci fossero complicazioni. Ma perché che avete letto? Clinica Villa Azzurra, che fa? No! No, ma i sacchiappagli innocenti! Fazzi la strage! Fazzi la strage! E no, guardi come tu dico, bella, tu vai a farne in galera. Ma perché secondo te per una cosa che si va a farne in galera? Ma perché secondo te a così io trovo insanguinata, a strage gli innocenti? Guardi come ti hai combinato. Cioè tu vai a farne in galera uno piezzo. Ci devo pensare! Appiccia la sirena, va? Così è pazzo. La casa è umile ma onesta. Fu fatti mio marito, no? Fu fatti mio marito, cioè, io si sono preoccupato, E tu da un'altra parte, hai tuo bisogno di lavorare, e chi sei tu, guardate, noi ci abbiamo del lavoro, ma veramente si tratta di lavoro nero per vostra moglie. Cioè, allora, mo, non per dire, no? Mio marito disse a me, mi vanno bene i pazzi. Non mi fai spostare nemmeno una seggia a qua, alla. Allora ha detto no. Ha detto mi dispiace, se devo andare a lavorare mia moglie, preferisco tenere a casa, umile ma onesta. E chiudo da un'altra parte, E chi sei tu, guardate, ci abbiamo del lavoro, ma veramente si tratta di lavoro a cottimo. Allora a questo punto qua mio marito è rimasto un poco, no? Ha detto scusate, ma possibile che a Napoli solo lavoro non se ne trovi? Sempre con un'altra parola vicina adesso. È un'esagerazione, guardate. E non lo so. C'è uno che cerca solo lavoro, allora come c'è? C'è uno che cerca solo... Proprio a lei da me veniva a suonare tu. Sto creando l'atmosfera celestiale, sto creando. E non la può creare, cioè là. Allora hai mio marito, hai tu, cioè tu basta. Tu, Marie, fai figli di Salvatore! No, Gabriele, scusa un attimo. Marie! Ecco, ho capito, piano. Marie! Così, ecco qua. Marie! Gabriele, cagni del lente però, per favore. Annunciazione! Tu, Marie, fai figli di Salvatore! Gabriele ti ha dato la buona notizia! Annunciazione! Salve, regina! Buongiorno! Marie! Gabriele, tu sei scemo, Gabriele! Io te lo dico in faccia, perché a me mi piace parlare in faccia. Tu sei scemo proprio. A papà tu l'hai avvicinata a cosa? Sto fatto una carubina da fornire. Che chi l'hai tu comando tu qua? I pipozzi di una chissà per la casa con quelle cose in rete. Ma fino a poco che si può fare? È scemo proprio, visto, c'è niente da fare. Ho fatto mio marito. Non ti preoccupare. E giù da un'altra parte, mio marito, ho bisogno di lavorare. E chi sei tu, guardate, ci abbiamo una cosa che fa per voi. Sì, veramente si tratta di un lavoretto. Allora mio marito ha detto va bene, anche se si tratta di lavorare di meno, tanto di guadagnare. Che... E allora chi si ha detto no, forse non ci siamo capiti. Cioè, tengo per voi un lavoretto. Mio marito ha detto scusate, lavoretto, dice stessa parola, se lavorai meno perché non ho lavoro. E chi si ha detto no, non mi avete capito.
cioè tengo per voi un lavoretto. Non guardate a me, guardate a mano, un lavoretto. Allora mio marito, come ha guardato a mano, subito ha capito. Subito ha capito, allora è che mi dispiace, se devo fare queste cose, preferisco tenere a casa umile ma onesto. No? Allora direte voi, direte, ma si facessero tutti quanti così? A Napoli non faticasse nessuno? E invece io vi rispondo, sì, non faticasse nessuno. Cioè, non preoccupate, non preoccupate. Preoccupare il mio marito. Mi preoccupai, trovo un altro lavoro. E infatti giù da una parte e sembrava quasi che l'avessi trovato. Sì, perché io ho bisogno di lavorare, tengo i figli a casa, mi dovete aiutare. E allora chi sa, va bene. Anzi, se avete figli a casa, tornate domani e io vi faccio trovare un lavoro. Allora mio marito disse, è tornato a casa tutto contento. Cioè tutto contento, forse è finito questa vita sbattuta che faccio mia sua madre. È tornato un'altra volta da questo qua, io sono venuto per quel lavoro e chi l'ha detto mi dispiace, quel lavoro l'abbiamo dato a un altro. Allora mio marito ha detto, come l'avete dato a un altro? Io ve l'ho detto che non avevo bisogno, tengo i figli a casa. E chi si ha detto, sì lo so, voi non avete bisogno, tenete i figli a casa, ma è venuto uno qua che non aveva più bisogno di voi. Cioè voi tenete i figli a casa, quello che è venuto qua teneva solamente i figli, nemmeno a casa. E allora a questo punto qua mio marito ha detto va bene, vuol dire che ci aiutiamo l'un con un altro, come si dice qua? Prego, prego. Cioè, io non mi fidei parlare con chi si coppia le spalle, che senza atmosfera celestiale stasera. Gabriele, non ci sta. Non ci sta, ringraziando a Dio. Allora, ma è venuto? Ma perché? Ma avrete l'appuntamento proprio, cane? Ha lasciato detto qualche cosa? Non ha lasciato detto niente. Tu sai come fa Gabriele, vieni qua, sbatti i piedi per te, suona la tromba e se ne va. C'era troppo fastidio Gabriele. Ma torna! Non ha lasciato detto niente, non lo so. Allora hai chiamato... Gabriele, aspetta. Aspetta. Marri!